No! Ma anche a me non mi ha aperto. Tanto per cambiare. Merda, aspettami. Io vado qua. Bene fans, siamo arrivati al porto di Olbia. No, non accenderlo perché tanto qua ti chiedono: non stai filmando, vero? No, quindi era giusto per dire che siamo arrivati al porto. Adesso dobbiamo fare i controlli di sicurezza qua, cioè controllo il biglietto e niente, ci rivediamo direttamente nel piazzale. Sì, nel piazzale magari, ci sono due riprese. 1 hour later. Luna, vuoi raccontare cosa è successo? Allora, praticamente stavo per rimanere qua a Olbia. Eros, quando ha prenotato i biglietti, non si è accorto che il mio era 21.15 mentre il suo 21.30. Quindi erano due navi diverse. Ma scusami, fino a 5 minuti fa hai detto che non era solo colpa mia. Adesso è solo colpa mia. Vabbè, fa niente, tu hai detto che il pomeriggio è colpa tua. E quindi cosa stava succedendo? E niente, sono dovuta andare in biglietteria a farmi cambiare il biglietto e me l'hanno cambiato. Meno male. Meno male che avevo io la cabina sul 21.30. Esatto. Perché niente. Il 21.30 è ritardo di un'ora, il 21.15 di due. Di due, esatto, quindi vabbè. Tanto sarà ritardo anche la nostra di due ore, l'altra di tre. Sì, probabile. Moments later. Comunque è abbastanza stalker questa persona. Ah, ci hai visto? Ah, perché hai sempre... Ah, ok. Inizia a essere un po' preoccupato, eh? Iniziamo ad aver paura. Iniziamo ad aver paura. E in effetti un po' ce l'ho davvero. Many hours later. Luna? Dopo molte ore di ritardo? Sì. Molte ore in piedi qua così. Con i gabbiani che cagano ovunque. Forse ce la facciamo, Ma la parte più difficile arriva adesso. Sì. Staccare tutto e portare solo in cabina. No, la mia paura è parcheggiare. Ah, ok. Beh, come ogni buona donna, la paura principale è parcheggiare. Sì, ma la macchina no, non ha paura. Ma la macchina dopo magari il bilancio, la faccio cadere. Sperando di no. O non riesco a parlare retro perché non ci arrivo. Questo può essere. Speriamo che ci sia un altro marinaio con un'andata che mi aiuta. Beh, ci rivediamo in cabina? Sì. More moments later. Eccoci. Ciao fans. Siamo arrivati in cabina e la nave è partita con in realtà solo un'ora di ritardo, pensavamo molto peggio. Non c'è stato neanche tanto casino a imbarcare le moto, anche se c'erano un bordello di moto stavolta. All'andata saremmo stati su in 30 al massimo. Questa volta qua ce n'era un casino, quanti eravamo? No, in tantissimi, infatti avevo l'ansia, invece ci è anche vada bene. Tra l'altro abbiamo parcheggiato neanche facendo fatica in fondo, all'andata dentro un tugurio in retromarcia, un casino. Vuoi dire qualcosa? Ma questa cabina è molto più bella dell'altra. Beh, la nave è più nuova. Si vede. E niente, quindi adesso mangiamo, guardiamo un po' di serie TV e poi facciamo la nanna. Tra l'altro voglio raccontare un aneddoto che è successo mentre aspettavamo di imbarcare. Praticamente c'erano degli uccelli che cagavano ovunque. Cioè, ma ovunque, a un bimbo hanno cagato anche sulla mano mentre era lì di fianco. Stava guardando le nostre moto e gli fa il papà: papà, ma piove? Tu l'hai sentito con diretto? No. E il papà gli fa: cosa dici? Come piove? Si guarda la mano e c'era la merda di uccello. Buonino. Ma è successo, cioè, veramente, non è un'invenzione mistica, è successo davvero. Vabbè, mangiamo? Sì. Ci vediamo domani mattina a Genova. Many hours later. Sono passate un po' di ore, siamo addirittura ad arrivo per Genova. Comunque ci rivediamo direttamente in moto quando saremo fuori dalla nave. 1 hour later. Ok, ho messo il navigatore, andiamo.
e vado avanti. Se no stai lì. Bene fan, siamo sbarcati dalla nave, siamo qua al porto di Genova e c'è un po' di casino. Adesso dobbiamo andare a prendere l'autostrada in direzione Groppello Cairoli, così facciamo meno autostrada possibile per non dare i soldi ai Benetton. Ah guarda, quello c'ha lo scooter nel cassone e la barca dietro, wow. Vorrei un rimorchio del genere per metterci le moto, magari un po' più piccolo. Adesso slalom nel traffico. Luna me l'ha agganciata la borsa, sì. Certo. Adesso cerchiamo di prendere l'autostrada giusta, perché un attimo prendere l'autostrada sbagliata. Quadritti. Cosa fai? Faccio... togli la cera, metti la cera. Circolare? Non c'è niente da vedere. Oddio, in realtà qualcosa da vedere c'è. Circolare? Ma si mettono sempre lì così per dirigere il traffico quando arrivano le navi? Sì, almeno fanno defluire il traffico senza creare dopo tutti lì fanno tappo, un casino. Siamo arrivati sulla terraferma. Un momento triste. Che tristezza. Ma al contempo felice perché siamo scesi dalla nave. Sì. Ma... va bene anche qua? Sì, tanto c'è sul telequasi. Sì, quelli davanti... no, aspetta allora. Vabbè, io vado qua. No! Ma anche a me non mi ha aperto. Tanto per cambiare. Merda, aspettami. Io vado qua. No, dritto, dritto. No, perché il navigatore è sempre un po' difficile da comprendere quando ci sono questi svincoli. Beh, per adesso segui Milano. Sì, no, giusto, giusto. Prima di interromperci, che Luna è andata nella corsia non telepass, e io in quella telepass, ma tanto non ho aperto la sbarra, sempre bene così, e poi dopo leggevo i commenti. Devi andare piano! Oh, ma va? Vado 20 all'ora, è proprio che i caselli vecchi non rilevano il peso delle moto perché sono troppo leggere rispetto alle macchine e quindi la sbarra non si alza anche se vai a 20 all'ora. Forse questo concetto non era ben chiaro. Boh, a me io sono passata di fianco, non so se era rosso, verde o giallo. Comunque fans, dato che da qua a casa è tutta autostrada statale e sono le 8.29, quindi ne abbiamo per 2 ore, direi che ci vediamo direttamente nel soggiorno di casa tra un paio d'ore. Bene, ci vediamo più tardi allora. More moments later. Eccoli, siamo arrivati in soggiorno. C'è un puttanaio in terra che adesso vi facciamo vedere. Il rientro è stato molto fresco, nel senso che c'erano 14 gradi per buona parte della strada, nonostante oggi sia il 28 agosto. Che freddo, ma oggi è il 29. È vero, siamo partiti il 28 ma siamo arrivati il 29. Guarda, 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 guarda. Bello, bello. La roba inizia alla porta d'ingresso, prosegue. Mentre Luna è andata a sistemare la roba là dietro, sistemiamo tutto e ci rivediamo per delle riflessioni conclusive. Luna Colombo e la baguette. Però è un po' corta questa baguette. Perché non è una baguette in realtà, è una pane di cristallo. Però vedo che è corta ma è bella larga. Bella. Più larga della baguette. Beh, comunque siamo arrivati a casa. Va bene. Siamo arrivati a casa e niente, c'è un casino, dovremmo mettere a posto tutto e niente. Domani sveglia prima delle 6. Non ce ne frega un... Tu sei a casa ancora una settimana, io devo andare a lavorare. Devo produrre reddito. Io ne produco di più seppur stando a casa. Ok. No, volevo dire che abbiamo fatto i calcoli
che non interesserà a nessuno. Comunque il Duke, a tornare dalla Sardegna, ha fatto i 31,3 km con un litro, stessa velocità in statale e in autostrada, cioè io davanti e lei dietro. E invece l'MT ha fatto 23,2 km con un litro, che comunque ci sta.